freddato con quattro colpi di pistola alla testa mentre era alla guida della sua Ford C-Max. Il killer non gli ha lasciato scampo. Per il pregiudicato Flavio Salzano, 29 anni, latitante, considerato affiliato al clan De Micco, non c'è stato nulla da fare. L'omicidio la notte scorsa a Napoli, al quartiere Ponticelli, dove è in atto una vera e propria guerra di camorra legata alla gestione del territorio, in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, tra lo stesso clan De Micco e il clan D'Amico. Una vera e propria esecuzione in via Cupa San Michele. È stata una telefonata anonima ad allertare le forze dell'ordine che si sono poi portate sul posto dell'agguato. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo di Salzano, che è stato trasportato all'Istituto di Medicina Legale del Secondo Policlinico. La polizia è riuscita a risalire all'identità dell'uomo attraverso le impronte digitali, anche perché nelle tasche del pantalone aveva soltanto una patente di guida, ma con generalità risultate false. L'autovettura è stata sottoposta a sequestro, era stata rubata a un cittadino cinese lo scorso giugno con tanto di denuncia del furto. Accanto alla Ford, i poliziotti hanno ritrovato 5 bossoli calibro 9. Le indagini sono state avviate dagli uomini della Questura di Napoli per ricostruire l'esatta dinamica dell'agguato e per far luce sul movente. Di certo, le prime tracce conducono al nuovo regolamento di conti tra i clan della zona. E sempre la notte scorsa spari anche nei pressi dell'8G di Scampia, probabilmente un atto dimostrativo di un clan camorristico.